muro è una struttura che può avere diverse funzioni. Sostenere un peso verticale, funzione portante. Contrastare una spinta orizzontale. O semplicemente chiudere uno spazio. Spesso la funzione portante e quella di chiusura sono accoppiate. Gli attrezzi impiegati nell'esecuzione di un muro sono piuttosto numerosi e ognuno di essi ha funzioni ben definite. Questo tipo di carriola serve per il trasporto orizzontale di mattoni e di materiale solido in genere. Questi recipienti, cofana e caldarella, si adoperano per il trasporto orizzontale oppure verticale di materiale in genere. Questo secondo tipo di carriola serve per il trasporto di liquidi in genere. Queste sono cazzuole di vario tipo, con le quali si maneggia la malta. Con i martelli si tagliano e si sistemano i mattoni. Col doppio metro si eseguono le misure. I calandri o modine, collegati da spago mancino, sono guide per la costruzione di una parete secondo un piano verticale. Il regolo di legno serve a controllare la regolarità di un piano. Appoggiando su di esso la livella a bolla d'aria, si verifica anche l'orizzontalità del piano, che è provata dalla posizione centrata della bolla d'aria. Col filo a piombo si controlla la verticalità delle rette. Con la squadra di legno o di ferro si verifica l'ortogonalità di due rette. Riassumendo, abbiamo attrezzi per il trasporto, carriola per solidi, carriola per liquidi, caldarella, cofana, attrezzi per la posa in opera dei materiali, cazzuola, martello da muratore, attrezzi per misure e controlli, doppio metro, livella a bolla d'aria, regolo di legno, squadra, calandri o modine. I materiali naturali più adoperati per la muratura sono tufo in blocchi di forma irregolare, oppure squadrati, e pietra calcarea, anch'essa in scheggioni, o in blocchi regolari. I materiali artificiali più usati per la muratura sono i laterizi, ottenuti dalla cottura di argille raffinate e impastate con acqua. Vediamo in una fabbrica di laterizi il taglio dei mattoni crudi e il loro trasporto verso la essiccazione naturale. Segue a tempo opportuno la cottura nella fornace, dopo la quale i laterizi vengono disposti nei piazzali di stagionatura. Il laterizio più usato è il mattone pieno, le cui dimensioni variano da regione a regione intorno ad un valore medio. Ecco la nomenclatura di un mattone con le dimensioni medie. Lista, 25 cm. Testa, 12 cm. Spessore, 5 cm e mezzo. Questi mattoni, detti multifori, realizzano una maggiore coesione con la malta,
Con i mattoni forati si eseguono murature che risultano più leggere, ma meno resistenti. Gli elementi naturali possono essere disposti in secondo schemi, generalmente molto antichi. L'opera è incerta e l'opera reticolata, adoperate dai romani. Altra disposizione molto diffusa è quella a mosaico, nella quale le pietre vengono impiegate in forma di poligoni irregolari. Nella muratura a corsi, le pietre sono squadrate e poste orizzontalmente. Un sistema moderno è quello a mosaico, con elementi a forma regolare di dimensioni diverse. Anche le disposizioni dei mattoni nei muri possono essere molto varie. Nel muro a una testa, ogni filare di mattoni è sfalsato rispetto al precedente perché il muro risulti concatenato nel suo complesso, senza linee di minore resistenza. Questa norma vale per tutte le strutture di mattoni. Nel muro a due teste, la disposizione dei mattoni nei filari e la sovrapposizione dei filari possono essere eseguite con questo sistema, detto a blocco. Oppure con quest'altro sistema, detto in chiave. Nei muri a tre teste, la disposizione dei mattoni e la sovrapposizione dei filari possono essere eseguite secondo il sistema a croce oppure secondo il sistema gotico. Ciò che abbiamo detto per i mattoni pieni vale anche per i forati. Un moderno sistema di muratura è quello detto a cassetta, nel quale si hanno due pareti, una esterna in mattoni pieni ad una testa e una interna in mattoni forati disposti in foglio. Le due pareti vengono collegate da mattoni pieni posti trasversalmente. La zona vuota interna tra le due pareti costituisce una camera d'aria isolante. I muri che sopportano carichi verticali sono detti portanti e possono essere esterni o interni. I muri di sostegno resistono alle spinte orizzontali del terreno. Sono muri non portanti quelli destinati a dividere degli ambienti oppure delle superfici in genere. Nelle moderne costruzioni in cemento armato, i muri esterni non portanti servono a chiudere gli spazi interni e si chiamano muri di tamponamento. Ecco una fondazione continua pronta per lo spiccato del muro. I due fili delimitano esattamente al centro della fondazione l'area sulla quale sorgerà il muro. In corrispondenza del filo esterno del muro da costruire, alle due estremità di esso vengono fissate due modine o calandri, la cui verticalità viene controllata con il filo a piombo. Tra i due calandri viene teso uno spago mancino che darà l'allineamento dei filari di mattoni che formeranno il muro.
I mattoni vengono preventivamente bagnati per pulirli dalla polvere e per impedire che assorbano l'acqua della malta, riducendone il potere di presa. La malta necessaria alla costruzione del muro viene posta vicino al luogo d'impiego. Il muratore, dopo aver bagnato il letto di posa per fare aderire meglio la malta, distende questa, manovrando opportunamente la cazzuola, e comincia quindi a disporre i mattoni del primo filare di un muro a due teste. Prende il mattone con la sinistra e lo assesta sulla malta, aiutandosi con piccoli colpi del manico della cazzuola. L'operazione procede con altri mattoni che vengono posati sul letto di malta e fatti strisciare su di esso per spingere la malta a riempire i giunti. Prima di eseguire il secondo filare, si solleva lo spago teso fra i due calandri dell'altezza corrispondente allo spessore del filare, cioè di un mattone più lo strato di malta posto sotto di esso. Si ripete per il secondo filare l'operazione già descritta per il primo filare. Terminato il filare, se ne può controllare l'orizzontalità con regolo e livella a bolla d'aria. Dopo l'assestamento di ogni mattone, si toglie la malta in eccesso. La costruzione procede nella stessa maniera per tutti i filari successivi. Se il muro sarà stato eseguito bene, dovrà avere le seguenti caratteristiche. Parete frontale, piana e verticale. Spigoli verticali. I letti di malta orizzontali e di uguale spessore. I giunti verticali ugualmente spalzati nei filari successivi ed ugualmente corrispondenti nei filari alternati. La piatta banda è una struttura che serve a coprire luci di ampiezza limitata, per esempio finestre. Per costruire la piatta banda di una finestra, quando la muratura è giunta a 10 cm dal piano inferiore della piatta banda, si fanno sporgere di 5-6 cm dal filo del muro delle teste di mattoni, dette cagnoli, sulle quali si appoggerà l'armatura di sostegno. Questa, costituita da tavole, dovrà essere sistemata a quota esatta su un piano perfettamente orizzontale. Per evitare cedimenti, essa verrà rinforzata in mezzeria con due legni che si appoggeranno ai piedritti, cioè ai due muri verticali che delimitano il vano della finestra. Sulla tavola orizzontale si stende uno strato di 2-3 cm di malta magra, sabbia o pozzolana, come in questo caso,
con una monta di circa il 2% della luce in mezzeria, monta che darà alla piatta banda la forma e la statica di un arco assai ribassato. Sullo stesso strato verrà segnata con la cazzuola la posizione dei mattoni, dividendo la luce, cioè la larghezza della piatta banda, in un numero dispari di parti, in modo da lasciare spazio al centro per il mattone di chiave. Adoperando malta accuratamente vagliata, si inizia l'esecuzione della piatta banda, in modo che ogni mattone sia esattamente appoggiato al letto predispostogli. I mattoni saranno accuratamente sigillati con malta e verranno messi in opera procedendo simmetricamente dai due lati verso il centro. Tale sistema costruttivo richiede materiale scelto, malta fina e lavorazione accurata, dato che i giunti tra un mattone e l'altro si restringono dall'alto in basso e rendono quindi difficile una omogenea distribuzione della malta. Partendo da ciascuno dei lati con un mattone inclinato di circa 26 gradi, si dovrà raggiungere il centro, cioè la chiave della piatta banda, con un mattone perfettamente verticale. Vediamo ora un grafico che mostra la costruzione di una piatta banda eseguita con un sistema analogo a quello ora spiegato. Un altro sistema è quello in cui i mattoni vengono appoggiati all'armatura in senso verticale. Si avrà lo stesso spessore di malta per tutti i giunti, ma sarà più laboriosa la chiusura in chiave. Nella costruzione di vani, di porte o finestre, i due muri, detti piedritti, che delimitano lateralmente il vano, assumono una forma particolare, detta mazzetta, che serve tra l'altro per l'installazione degli infissi e per una più ampia apertura degli stessi. Nel caso di finestre, quando il muro è arrivato al piano da cui la finestra dovrà essere spiccata, e cioè a circa 90 cm dal pavimento, si inizia la costruzione dei piedritti del vano facendo sporgere di 6 cm e mezzo il mattone esterno sul mattone interno del pilare. Si prosegue così per tutta l'altezza del piedritto. Ed ecco ultimato il piedritto con mazzetta. Per dividere due ambienti di una casa si costruiscono muri sottili detti tramezzi che risultano solidi purché eseguiti con molta accuratezza. La costruzione di un tramezzo si inizia segnando con l'aiuto del filo a piombo una linea verticale lungo il muro di appoggio del tramezzo stesso.
In corrispondenza di tale linea viene fissata un'asta e quindi eseguita col martello una traccia sul muro. Alla base del tramezzo da costruire viene segnata con l'ausilio di un filo e di un regolo una linea retta che faccia da guida all'impostazione del primo filare. Il filo viene quindi sollevato all'altezza del primo filare. Bagnate la traccia sul muro di appoggio e la base, si procede alla posa in opera dei mattoni del primo filare. Si tratta, come vediamo, di mattoni forati, preferiti per i tramezzi a causa della loro leggerezza. Il secondo filare si eseguirà avendo cura di sfalsare i giunti verticali rispetto a quelli del filare precedente, regola questa che, come sappiamo, vale per ogni tipo di muratura. La malta applicata direttamente sullo spessore del laterizio facilmente cade. Per evitare questo inconveniente, basterà immergere prima brevemente il laterizio nella malta e procedere poi ad applicarla lungo lo spessore. La verticalità del tramezzo finito, molto importante per la sua stabilità, si controlla con il filo a piombo.